Buonasera, benvenuti al telegiornale di Toscana TV. È tempo quindi di bilanci anche in Toscana, il giorno dopo i ballottaggi che hanno decretato la netta vittoria del centrodestra, che in questa occasione si è dimostrato più forte anche dei litigi e delle spaccature al proprio interno e ora può sognare. L'obiettivo naturalmente è puntato al 2024, quando ci sarà una nuova tornata amministrativa e quando andranno al voto anche i comuni di Firenze, Prato e Livorno, che attualmente sono in mano PD, ma si guarda anche al 2025, alle elezioni regionali. Se un assunto si può trarre dagli esiti delle elezioni comunali è che per una volta è facile vedere chi vince e chi perde. Su 6 ballottaggi in Toscana, 4 sono andate al centrodestra, che ha riconfermato i sindaci uscenti di Pisa, Massa e Pietrasanta e tenuto Siena con una nuova candidata. Le tradizioni del resto si creano col tempo e se 5 anni fa espugnare quei capoluoghi fu un'impresa quasi eroica, favorita dal fuoco amico nel centro-sinistra, oggi mantenerli era passaggio necessario per dimostrare due cose: che il gradimento verso il centro-destra, anche in Toscana, è ormai sedimentato e che la classe dirigente messa in campo non è quella sorta di armata Brancaleone che la sinistra ancora tenta di disegnare. La destra, insomma, vince ancora, talvolta per demeriti degli altri, ad esempio di candidati non all'altezza, ma sempre più spesso per meriti propri, anche laddove il centro-sinistra riesce, e non capita spesso, a creare il cosiddetto campo largo. Vince la destra per capacità di governo, ma anche per una spinta identitaria che spesso non viene letta nei comuni, ma che esiste e che affonda le radici in un bisogno di autonomia, anche sulle decisioni di area vasta, che sempre più i territori esprimono e che i sindaci, anche di destra, tendono a incarnare, vedi Piombino. E pensare che alla vigilia di queste elezioni il centrodestra ce l'aveva messa tutta a complicarsi la vita, con una guerra interna in cui Fratelli d'Italia ha tentato di scalzare quasi tutti i candidati leghisti per favorire i propri, perdendo peraltro il braccio di ferro un po' ovunque. Vittima di questo fratricidio, alla fine è risultata solo Campi Bisenzio, consegnata in automatico alla sinistra, mentre nelle altre partite è andata comunque bene perché ha prevalso la logica uniti e compatti. Pericolo scampato, anche se con grossi rischi. Che poi tutto questo funzioni anche per le prossime sfide decisive come Firenze e Prato nel 2024 è da vedere, ma con un PD in difficoltà e sempre più solitario, distanti più per tattica che per contenuti sia il terzo polo che i 5 Stelle, la destra oggi punta direttamente alla preda più ambita. Da Pisa parte la contendibilità della regione nel 2025? Sicuramente ci lavoreremo, ripeto, questo schema con il civismo, con tante persone, uomini e donne che sono della società civile e che insieme possono fare un percorso proprio per migliorare quello che sono anche le offerte. Pensiamo all'aspetto della sanità, al sistema dei trasporti, al sistema delle infrastrutture che è ancora molto carente nella nostra regione. Da questi capoluoghi si può liberare quelle energie che sicuramente possono far raggiungere questo grande obiettivo nel 2025. Intanto la prima prova sul campo di Giorgia Meloni può dirsi archiviata positivamente anche fuori dai confini toscani. La luna di miele è ancora alta nel cielo e per il momento non accenna a tramontare. E se il centrodestra è il vincitore, il PD è sicuramente il grande sconfitto di questa tornata elettorale in Toscana, anche se il segretario regionale Emiliano Fossi fa poca autocritica e invece rilancia parlando di fase costituente post congresso. Intanto mercoledì prossimo sarà comunicata la nuova segreteria. Il Partito Democratico torna ad essere comunque protagonista, a svolgere la sua funzione. È chiaro che noi sapevamo benissimo che non si sarebbe risolto in pochi giorni, c'è un nuovo corso e deve prendere l'abbrivio. Nell'analisi della dura sconfitta impartita dai ballottaggi persi in 5 città su 6, tra cui la sua Campi Bisenzio e 3 capoluoghi, l'autocritica del segretario regionale del PD Emiliano Fossi è scarsa, per non dire assente. Più volte ha sottolineato di essere alla guida dei Democratici Toscani da 70 giorni, sia per alleggerire il carico da se stesso, pur senza dare la colpa ad altri, che per chiamare a raccolta tutti per proseguire la fase costituente del nuovo corso del partito emerso dal recente congresso, percorso che definisce una traversata nel deserto. Ha annunciato quindi la nuova segreteria per mercoledì prossimo e una direzione regionale per il 9 giugno, garantendo pluralità e spronando il gruppo dirigente a superare le dinamiche interne per rimettere al centro i temi, punto fondamentale da cui partire per determinare le alleanze. Se una cosa è chiara è che ognuno di noi da solo va da poche parti
tutti, compreso il PD, che comunque si dimostra la forza politica più rilevante, ma da solo può andare da poche parti. Quindi abbiamo bisogno di stringere alleanze che partano dai temi e da contenuti, non da alchimie, ripeto, definite a tavolino. Alcuni esponenti della corrente bonacciniana, quale il senatore Dario Parrini e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, lo incalzano, ma Fossi non si sente messo in discussione. Mi pare che il partito abbia reagito in maniera compatta e unita e consapevole di una cosa, che noi se vogliamo tornare ad essere centrali davvero dobbiamo portare al centro i temi, le cose che interessano le persone e non le nostre dispute interne. Ma questo credo l'abbiamo capito da questo passaggio congressuale, lo dimostra anche il modo in cui abbiamo reagito al congresso dal giorno dopo, affrontandolo con assoluto senso di maturità. E naturalmente su Fossi pesa come un macigno anche la sconfitta nella sua Campi Bisenzio e il commissariamento dell'ultimo anno legato anche alle sue dimissioni per poter correre per il Parlamento, dove poi è stato eletto, hanno sicuramente pesato sulla vittoria che poi è andato al candidato della sinistra, sostenuto anche dai 5 Stelle, Tagliaferri. La sconfitta che brucia di più per il PD toscano è quella di Campi Bisenzio, comune governato dal segretario regionale Emiliano Fossi fino a un anno fa, quando ha lasciato il posto di sindaco in anticipo per entrare in Parlamento, condannando il territorio al commissariamento. E il territorio ha presentato il conto, portando alla vittoria Andrea Tagliaferri, 31 anni, sostenuto dai partiti di sinistra, dal Movimento 5 Stelle e da due liste civiche, contro Leonardo Fabbri del PD. Un macigno che azzoppa il cammino politico del segretario dei Dem toscani. Lui minimizza e parla semplicemente di divisioni di lungo corso che hanno ostacolato un fronte unico a sinistra. Ma credo abbia contribuito a condizionare un clima, diciamo, non sicuramente positivo, ma penso che fondamentalmente il tema di Campi sia ascrivibile a divisioni di lungo corso, tutte interne alla famiglia del centro-sinistra, delle quali ognuno di noi portiamo responsabilità, anche sottoscritto, per non essere riuscito a superarle del tutto. E quindi è quello è successo. Se il centrosinistra si fosse presentato unito, il centrosinistra unito avrebbe vinto probabilmente al primo turno. Così non è successo, è successo che l'abbiamo visto ieri con un pezzo importante della destra che vota il candidato della sinistra più radicale o comunque della sinistra più netta. Non la pensa così il vincitore, che anzi indica nel commissariamento del comune, nell'accordo tra Fabbri e l'ex assessore di Fossi Riccardo Nucciotti, arrivato quinto al primo turno, fattori decisivi per spronare l'elettorato anche di centrodestra a votare il cambiamento. Un comune che è stato commissariato per questioni di partito e personali. Questo naturalmente ha rotto il rapporto sentimentale tra città e politica, tra comunità e politica, e quindi in questo senso già al primo turno la maggioranza dei cittadini di Campi avevano, come dire, delegittimato l'amministrazione uscente. Il nuovo consiglio sarà composto da 15 consiglieri di maggioranza e 9 di opposizione. Di questi, 4 vanno alle liste che hanno appoggiato Fabbri, 2 ciascuno, ai due candidati sindaci del centrodestra, Paolo Gandola e Antonio Montelatici, e un seggio a Riccardo Nucciotti appoggiato dal terzo polo. Il PD porta in consiglio solo 3 consiglieri. Per un soffio non viene eletta Annalisa Baldi, moglie di Emiliano Fossi, un'ulteriore tegola caduta su una partita elettorale disastrosa per il segretario toscano Dem. E andiamo ora a Siena, dove con Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra, la città ha la sua prima sindaco donna. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, grazie al civismo con il quale ho dialogato, grazie ai partiti politici, ai miei candidati, grazie a tutti i senesi, a coloro che mi hanno votato e anche agli altri, perché io sarò il sindaco anche di coloro che non sono andati a votare, e questo è un motivo di piccolo rammarico, perché avrei voluto una presenza più massiccia soprattutto dei giovani alle urne. Un pensiero in particolare lo voglio rivolgere anche ai lavoratori di Payher, ai lavoratori della Whirlpool, a quei lavoratori cioè che si trovano in questo momento in una fase di preoccupazione, di disagio, e voglio assicurare loro che il governo di questa città sarà al loro fianco. Nicoletta Fabio, candidata del centro-destra con il 52,16%, è il nuovo sindaco di Siena, la conquista della città da parte del centro-destra che nel 2018 sembrava un'eccezione, è diventata una conferma. La città ha per la prima volta una donna sindaco. La partita era tra due donne, ma Anna Ferretti, del centro-sinistra, con il 47,84%, non riesce a riconquistare la città. Noi abbiamo fatto quello che ritenevamo opportuno fare, l'abbiamo fatto nel modo in cui credevamo giusto farlo,
siamo rimasti coerenti con le nostre idee e le nostre idee continueremo a portarle avanti dai banchi dell'opposizione. Abbiamo sempre detto che non siamo civici, non abbiamo niente contro i civici, ma riteniamo i partiti un elemento portante della politica e della vita politica. In questo momento non ci ha premiato, diciamo così, l'elettorato. E non importa, forse non siamo riusciti a far capire che Nicoletta non è assolutamente il nuovo che arriva. Nicoletta è semplicemente un paravento della destra che c'era e che c'è. Questa volta non sarà un'opposizione morbida. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle elezioni con Pescia, unico comune vinto al ballottaggio dal PD. Il sindaco Franchi annuncia che la giunta arriverà tra 2 settimane. Ingresso ufficiale in municipio per il nuovo sindaco di Pescia, Riccardo Franchi, accolto stamani davanti alla scalinata del comune dai suoi sostenitori che lo hanno applaudito e lo hanno sostenuto per tutta la campagna elettorale. Franchi, per il PD e più in generale per il centro-sinistra è stata una debacle questo turno elettorale. Cosa ha funzionato a Pescia? Ma a Pescia ha funzionato una squadra, il vero lavoro di squadra che si è creato sin dall'inizio. Il fatto di aver creato questo progetto civico composto da 2 liste civiche con il PD a sostegno di questo progetto credo che sia stata la nostra arma vincenza. Persone nuove, persone anche alla loro prima esperienza che sin dal subito hanno dimostrato la voglia di portare un cambiamento vero per il nostro comune e questo ci ha premiato. Quali saranno le priorità che porterà avanti appena ricevuto l'incarico ufficiale? Allora, le priorità sono tantissime, come abbiamo detto in campagna elettorale, purtroppo il comune di Pescia versa in continuo stato di emergenza da troppi anni, quindi ci sono tante cose. La prima cosa che faremo sarà quella di fare appunto chiarezza con trasparenza su quello che sta, come stanno le vere condizioni, la vera situazione del bilancio, quindi le andremo a controllare, a verificare quelle che sono le casse del comune e lo diremo con tutta tranquillità ai nostri cittadini. La squadra di governo è già pronta, la giunta? La squadra di governo no, perché questo è stato anche un nostro credo punto importante che ci ha contraddistinto dagli altri. Gli altri hanno fatto accordi gli accordi pronunciati, noi abbiamo scelto la strada di andare avanti da soli e quindi non abbiamo un pacchetto preconfezionato come spesso avviene in politica, ma noi vogliamo proprio, abbiamo queste 2 settimane di tempo per costruire una squadra vera, una squadra che rispecchia anche la volontà del cittadino, ma che sia pronta e credibile per amministrare i prossimi 5 anni. E sono stati destinati tutti a strutture di accoglienza della Toscana sparse nelle varie province gli 88 migranti sbarcati stamani a Livorno dalla nave delle ONG Humanity One che li aveva soccorsi al largo della Libia il 26 maggio scorso. Alla nave era stato assegnato il porto toscano dove è entrata prima delle 8 di stamani e dove le operazioni di sbarco si sono concluse senza problemi intorno alle 13. E sono stati invece trasportati in codice rosso in ospedale 2 ragazze di 16 anni che erano a bordo del bus di linea finito fuori strada oggi in Lunigiana tra Pontremoli e Zeri. Ecco, lo vediamo nella foto. E uno dei 2 giovani è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa con un trauma cranico, l'altro è stato invece trasferito all'ospedale di Pontremoli e dovrebbe essere meno grave rispetto al primo. Ci sono poi stati altri 18 feriti, 3 soccorsi in codice giallo e 15 in codice verde. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri, al soccorso alpino. E ferito anche l'autista del mezzo che avrebbe detto ai soccorritori di essere rimasto abbagliato dal sole. L'autobus è uscito di strada ed è scivolato lungo una scarpata fermandosi circa 400 metri più sotto rispetto alla sede stradale.
e la Guardia di Finanza ha smantellato un'organizzazione composta quasi esclusivamente da persone nate e domiciliate in provincia di Firenze e dedita alla commercializzazione di ingenti quantitativi di hashish e marijuana in Toscana, ma anche in Emilia-Romagna e in Lombardia. L'indagine è stata coordinata dalla DDA del capoluogo toscano e ha portato all'esecuzione di 10 misure di custodia cautelare, 6 in carcere, 4 ai domiciliari, e al sequestro preventivo di beni per 650.000 euro tra Firenze e Prato. Associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche, le ipotesi di reato contestate. Tra i presunti componenti l'organizzazione anche un commercialista fiorentino. E chiudiamo la pagina della cronaca, parliamo invece di trasporti perché sono terminati i lavori di manutenzione lungo la linea della Porrettana tra Pistoia e Porretta Terme ed è quindi ripresa la circolazione normale dei treni. Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Pistoia-Porretta Terme, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, società del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane. Come da programma è dunque ripresa la normale circolazione ferroviaria tra le due località. Durante le attività di cantiere, iniziate lo scorso 29 aprile, sono stati realizzati lavori per il rinnovo di circa 900 metri di binario tra Corbezzi e Piteccio, che hanno visto impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, con l'utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere. Inoltre si sono svolti lavori di manutenzione ad altre opere civili. Queste attività, fanno sapere le Ferrovie dello Stato, garantiranno maggiore comfort di viaggio ed una più efficace prevenzione dei guasti. A seguito dei lavori svolti nei giorni feriali fino all'inizio del mese di luglio, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri. Questo comporterà per alcuni treni in servizio l'allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto. Per i problemi che sono risolti sulla linea porrettana ci saranno invece dei problemi sulla linea tra Firenze ed Empoli perché due scambi ferroviari in prossimità della stazione di Firenze Rifredi sono stati sequestrati nell'ambito delle indagini in corso sull'urto di due treni merci avvenuto la sera del 17 aprile scorso quando rimasero feriti due ferrovieri, due macchinisti. E la misura naturalmente comporterà qualche disagio, in particolare saranno cancellate 6 coppie giornaliere di treni regionali che collegano Empoli e Firenze Castello. E parliamo ora invece di mense scolastiche perché un'indagine di Cittadinanza Attiva ha verificato quali sono i costi nelle varie province toscane. Ebbene, Prato ride mentre Livorno piange perché ha i costi più alti. 6,40 euro a Livorno, 2,75 a Prato sono i due estremi della classifica regionale sul costo delle mense nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. È quanto emerge dalla sesta indagine sulle tariffe delle mense scolastiche elaborata da Cittadinanza Attiva, che ha passato in rassegna tutti i 110 capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento una famiglia composta da due genitori e un figlio minore e con un reddito lordo annuo di 44.200 euro che corrisponde a un ISEE di 19.900. Livorno la più cara anche a livello nazionale per quanto riguarda le mense delle elementari, per gli asili in testa alla graduatoria c'è Torino, Prato tra le più economiche insieme a Barletta, Oristano e Cagliari. In Toscana le famiglie spendono in media 90 euro al mese e 810 all'anno per le mense scolastiche. Sotto queste soglie solo Firenze, Siena, Lucca e Prato, sopra tutte le altre con il primato di Livorno, la cui spesa media annua supera i 1.150 euro, seguita da Massa con 990 euro e da Grosseto con 900. Arezzo è l'unica città in Toscana ad applicare costi differenziati tra le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, rispettivamente 4,76 euro e 5,10 euro. Cittadinanza Attiva ha puntato la lente anche sui fondi PNRR destinati alle mense scolastiche. Oltre 17 milioni e mezzo lo stanziamento totale in Toscana con 43 mense in
interessate, 24 di nuova costruzione, 6 quelle che saranno demolite e ricostruite con superfici più ampie, 4 quelle che verranno realizzate in spazi già esistenti e riconvertiti, 9 infine quelle che saranno riqualificate. Andiamo ora a Grosseto perché nell'ospedale Misericordia si è celebrata la giornata nazionale del sollievo. In occasione della 22esima giornata nazionale del sollievo, la ASL Toscana Sud-Est ha organizzato nell'atrio dell'ospedale Misericordia un evento con l'unità di cure palliative e la collaborazione fattiva degli studenti del corso di laurea di infermieristica di Grosseto, che hanno letto riflessioni e pensieri dei pazienti. Il tutto accompagnato dalla musica della violinista Daniela Rocchi. È un evento a largo respiro che è partito da un'associazione importantissima per le cure palliative a livello nazionale. Noi come cure palliative teniamo molto sia a questa giornata che alla giornata di San Martino, perché sono le due date in cui si dà un po' di visibilità, anche perché non è molto ancora conosciuto il percorso delle cure palliative, al nostro lavoro. La giornata del sollievo chiaramente porta subito e immediatamente al pensiero del sollievo del dolore e della sofferenza, ed è questo anche, soprattutto per il paziente, ma anche per la famiglia. Dal 2015 Dog for Life è presente nell'unità funzionale di cure palliative hospice con i nostri cani. Loro portano allegria e anche tantissimo affetto. Siamo felici di essere qui per questa sensibilità che rappresenta questa giornata, in quanto va sensibilizzata non soltanto la cittadinanza ma anche noi professionisti, e lavorare tutti in equipe multidisciplinare, non perdendo mai di vista il paziente ma anche la sua famiglia in quelli che sono i momenti più tristi dell'epilogo finale della vita e non solo. E ora a Firenze, perché grazie al dono dei Friends of Florence sono state restaurate due lunette attribuite ad Andrea Della Robbia, che si trovano nel loggiato dell'Accademia delle Belle Arti. Nuovo look per le due lunette attribuite ad Andrea Della Robbia sotto al loggiato d'ingresso dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Danneggiate da sporco, inquinamento e in alcuni punti crepate, sono state oggetto di un restauro iniziato in piena pandemia. Si tratta della lunetta raffigurante la Madonna col Bambino, San Francesco d'Assisi e Sant'Orsola, e di quella dedicata alla Resurrezione di Cristo. Sono delle rarità, insomma, diciamo così, perché sono quelle che intendiamo le maioliche invetriate, e che grazie a Friend of Florence e alla soprintendenza siamo riusciti a restaurare grazie a Filippo Tattini. È un intervento che ridà in qualche modo una visione, anche perché il restauro è stato particolarmente studiato per garantire la leggibilità. I Friends nel mondo, perché non siamo solo americani ma internazionali, sono circa 3.000. Abbiamo proprio un gruppo di donatori appassionati di Robbiane. Credo adesso i nostri restauratori lo sanno e propongono spesso queste bellissime opere. In entrambe le lunette il ritocco pittorico è stato realizzato con materiali cromaticamente stabili all'invecchiamento, reversibili nel tempo e adatti a resistere in ambiente esterno. Presentavano soprattutto un elevato strato di deposito atmosferico. Come possiamo vedere qui siamo vicini a Piazza San Marco, continuamente, in cui è continuamente presente il traffico. Poi vi erano degli altri degradi che erano le alterazioni cromatiche dei vecchi interventi. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Vi ricordo che stasera su Toscana TV alle 21.20 andrà in onda il film Squadra 49 con Joaquin Phoenix e John Travolta.